Hai visto preparare una ricetta in TV in La cucina di Tada e vorresti provare a rifarla? Niente di più semplice. Premi freccia su ed entra nella sezione dedicata alla cucina. Metti in riproduzione il filmato e buon appetito! Tada! Non te lo aspettavi, eh? Prontissima ad aprire con tanto entusiasmo anche la nostra terza parte di Tada dedicata alla cucina, oggi con una chef nuova, bravissima. Sto parlando di Paola Baccetti, grazie per essere con noi. Ciao di nuovo, eccomi qua emozionata e felice. Ci sta, di essere, anche perché è la prima volta che sono qui a RTV 38. Proprio prima esperienza televisiva? No, in TV no, ho fatto anche un altro, comunque non si menziona. Però prima volta con noi e con voi sì, ci fa un po' di emozione, poi insomma sono belli. Bello. È bello provare, insomma. Assolutamente, una bella situazione, bella gente, accogliente. Grazie. Grazie Paola. Sono sorpresa, scusami. Quindi. In che modo ci stupirai? Hanno capito i nostri telespettatori che cucineremo le lenticchie? Bella questa cosa, sì. Allora, la nostra azienda del Colle, ne abbiamo parlato tanto durante la nostra prima e seconda parte. E hanno detto anche tante cose interessanti. Certo. E che appunto non trovo superfluo doverle ripetere, comunque le proprietà di tutti i legumi, e in questo caso parliamo di lenticchie, e per l'appunto è proprio un legume che a me non piace, quindi per il fatto che comunque va mangiato, è un legume molto accessibile e anche veloce da cucinare, questo è interessante, non ha bisogno di ammollo, si può cucinare molto velocemente, come ho fatto io qua stasera. E quindi adesso ci mostri i procedimenti, ma prima ovviamente dobbiamo dare quelli che sono gli ingredienti del nostro mille fogli di lenticchie cotechino. Eccolo qua, abbiamo 80 grammi di lenticchie verdi, 30 grammi di patate lessate, una cipolla bianca, due carote, un sedano, un uovo, due alloro, 40 grammi di parmigiano, mezza scorza, giusto? Di limone. Scorza di mezzo limone. Sì. Pane grattato, olio, sale e pepe quanto basta, se non sbaglio c'è una seconda pagina. Certo, perché andiamo avanti con la maionese di barbabietola, 100 g di barbabietola cotta, 100 ml olio di semi, 60 ml latte di soia, 2 cucchiai di succo d'arancia, un cucchiaio di senape, sale e poi abbiamo anche il purè di patate, 2 patate lesse, 2 cucchiai di mascarpone, quanto basta di succo di arancia, sale, pepe, noce moscata, cotechino precotto, ce l'ho fatta! Possiamo adesso iniziare! Bene. Diamo il via alle danze! Allora, io vorrei iniziare subito a frullare le nostre lenticchie. E come ho già detto, non te l'ho detto, non lo puoi sapere, detto. Perché non abbiamo avuto il tempo detto. Di parlarne. Allora, le lenticchie non hanno avuto bisogno di ammollo e sono state molto veloci, insomma, a cuocere, un profumo meraviglioso, lo studio era proprio pieno di questo profumo stupendo, che allettavano anche me. Ma ritornando al fatto che a me le lenticchie non piacciono, mi sono dovuta inventare anche la maniera per poter poi, appunto, fare qualcosa che mi piacciono, perché veramente sono sane. Certo. E veloci, che è quello e che ci interessa, assolutamente. Abbiamo detto, dobbiamo mangiarle sempre, sì, tutto l'anno, ma soprattutto in questo periodo non In questo periodo mancare. È interessante, ma lo sai che la tradizione vuole. È la tradizione, no? Perché poi gli antichi romani, sono gli antichi romani che insomma si sono dedicati a questo. Che loro erano fanatici, naturalmente. E poi mangiarle, soprattutto il 31, dicono che insomma è un porto insieme al fortuna, cotechino poi. Insieme al cotechino. Addirittura il cotechino è anche tra l'altro i prodottini che arrivano dritti dritti dalla Coop. Sì, perché io infatti sono andata a prendermi tutte le cosine buone. Ho fatto la spesa. Alla Coop. Ora faccio un po' di rumore. E hai raggiunto i nostri studi. Tra l'altro, ecco, vogliamo sapere anche due cose in più su di te. Da dove arrivi, Paola? Io sono casentinese. Di Poppi. Sono un'insegnante di cucina.
faccio parte della Federazione Italiana Cuochi, dell'Associazione Cuochi Arezzo. Ah, insieme a Sara Barbara. Siamo molto amiche. Che salutiamo. Sì, sì, sì. Ciao Sara, ciao. Ciao Barbara. Che oggi non stava tanto bene. Sara, Barbara. Io la chiamo allora. Sara, perché l'ho conosciuta presto, come Sara. Oggi, con questi malanni sì. Che ci sono in giro. No, ma è un altro problema, comunque dai, non sta bene. Comunque Sara Barbara, ti aspettiamo prestissimo a Tadà. Allora, niente, sono del Casentino e... cosa posso dire? Sto alle pendici del Prato Magno, dall'altra parte dove siete voi. Ok, ok. E ho aperto un ristorante nell'87, vegetariano insieme al mio marito a Bibbiena. Mio marito è un addestratore di cavalli. Tra l'altro, non cucinavamo il cavallo perché è il ristorante no, vegetariano. No, assolutamente. No, ok. Assolutamente. E niente, quindi l'ho avuto per 8 anni, è stato un gran successo perché era un ristorante vegetariano e birreria all'epoca. E venivano anche persone dal Valdarno, da noi. Era molto conosciuto. E oggi sei un insegnante. E ecco, quindi ho mollato, ho venduto appunto il locale e... fino a che... hai intrapreso un'altra strada. Sì, ho avuto una bellissima offerta che non ero molto convinta, però sono ormai... poi ti sei ricreduta. Tantissimi anni che svolgo l'attività di insegnante da cucina, insegnante. Quindi... insegno la cucina italiana a stranieri che vengono da tutto il mondo. Che bello. In una struttura privata, si chiama, diciamo, la scuola si chiama Tascucani. E quindi persone che vengono prevalentemente dall'America, e come Canada, Australia, tutto. E lo sappiamo, all'estero è davvero super apprezzata la nostra cucina, no? Sì, e poi questo mi permette anche di andare all'estero a lavorare, fare anche delle cose di beneficenza. Dov'è il luogo, il posto più bello, no? Nel quale ti ha portato il tuo lavoro? Non per vacanza, per lavoro, Per lavoro, oddio, anche l'Australia, perché poi ho una figlia là io, quindi ho... Hai una figlia in Australia? Sì, dal 2005. Io ho una migliore amica invece là. Sì, dove? Ora, il luogo preciso anche perché si sposta, però è là già quasi un anno, vedi? La mia figlia da molti di più e ho anche due nipotini, infatti il giorno di Natale io non mangio... ma le lenticchie le mangerò prima perché il giorno di Natale viaggerò per l'Australia, vado a Melbourne con mio marito fino a marzo. Quindi e mi dedicherò a fare un po' la nonna e farò anche qualche corso di cucina perché mi hanno già chiesto. E poi magari tornerai qua e ci racconterai com'è sì. Andata. Non cucinerò il canguro perché... No, non cuciniamo il canguro, no. Nei cavalli, nel canguro, no. No, assolutamente. No, assolutamente. Allora, ti volevo dire cosa stavo facendo. Sì. Allora, io ho fatto le lenticchie. È proprio bello parlare con te, lo sai? Grazie. Ora ci perdiamo poi. Grazie. A che punto siamo? Allora, qui ho frullato col frullatore a immersione 3/4 delle lenticchie già cotte e un quarto l'ho lasciato da parte e lo sto mischiando insieme. A questo qua cosa vado ad aggiungere? Perché io le lenticchie dunque le ho cotte con cipolla, la cipolla bianca, con un pezzettino di carota, un pochino di sedano, una qualche foglina di alloro e basta. Per gli odori, per i sapori? Gli odori, che ho comunque mantenuto. L'unica cosa che ho tolto dopo la cottura è stato l'alloro. Quindi fatto questo, scolate molto bene e ho fatto questa sorta di purè. Una sorta di purè. Questo qua dove comunque c'è già la carota frullata qui dentro. Ok. E ora però voglio andare a mettere anche una carota, una brunoise di carota fresca. Perfetta, resa così proprio a sì, sì, a pezzettini. Proprio a pezzettini, anche per dare un po' di colore a queste lenticchie. Hanno bisogno. Vero, hanno bisogno di un pochino di colore, perché la lenticchia verde è bella, è buona, è tutto, però a me sembra un po' tristina, è un po' tristina ogni tanto. E quindi questo è un suggerimento, okay. Un consiglio. Poi, scusa... per renderla, diciamo, più simpatica? Sì. Vai. Posso girarmi un momento, vado Ma a prendere certo una cosa nel frigorifero, perdonami che l'ho voluto lasciare fino all'ultimo nel frigo. Ma tu stai tranquilla. Per la freschezza. Perché naturalmente come noterai ho fatto la spesa tutta alla Coop, quindi ho preso tutti questi prodotti. Allora qui metterò un pochino di parmigiano. Ok. Ok. Non ho messo nessun sale in cottura perché normalmente nei legumi il sale viene sempre messo dopo la cottura. Poi ci voglio mettere anche un pochino di scorzetta di limone. Io sono veramente un amante
mi viene in inglese, scusa, perché lavoro in inglese, quindi... La buccia del limone, la buccia la scorza del limone, okay. Scusa. E un pochino di scorza di limone, perché mi piace molto, gli dà un tocco di freschezza. Questo è un limone biologico che arriva dalla Sardegna. Ah. L'ho portato io da casa, senti che profumo? Accidenti, che profumo! È vero, wow. È meraviglioso, io adoro gli agrumi, veramente. Sì. Questo è già questo, insieme a quelle lenticchie. E con questo limoncino, guarda, a noi ci piace, vero? Molto. Ci piace. Molto. Ok, poi... Allora, quindi qui ci metterò anche un po' di patata lessa. Mm-hmm. Appena appena. Di patata lessa, Sì, per legare. Non Oddio, dove l'ho messa? Dove ho perso la patata? Eccola. E invece eccola, no, eccola qua. Aiuto, viene da ridere, perdo la patata. Così. Basta. Quanto basta? Quanto basta? Vai. Per legare. Per legare. Per legare. Poi ci mettiamo un pochino di sale. Ok, perché prima no, ma adesso sì. Adesso sì, naturalmente. Naturalmente ricordassi sempre di assaggiare un pochino. È appena, un minimo appena un po' importante, di, no? Allora, qui ho sbagliato, forse non capire anche quello che stiamo creando, strada facendo. Volevo un pochino di pepe. Nel caso aggiungere. E appena appena togliere, appena no, aggiunge. Una puntina di questo si chiama, è un peperoncino veramente lieve, è il numero 3, quindi è veramente lieve. L'azienda di un'amica, che non devo fare pubblicità. Questo è il... Salutiamo l'amica, come si chiama? Rita. Ciao Rita. Rita, che fa questi peperoncini meravigliosi, toscani, biodinamico. Ok. E gli diamo un tocco di appena appena di... Quindi, erotico. Questo è lieve, ma se non dovesse proprio piacere... No, allora no, cioè, lo evitiamo, assolutamente. Giusto? Ma io questo lo metto proprio una puntina per dargli un tocco. Lo abbiamo visto. E questo poi è il 3, che è proprio lievissimo, e è bellissimo perché si chiama erotico. Mentre, quindi, se dovesse piacere il peperoncino, perché a tanti piace, possiamo anche andare magari su un 2-1. No, ora non esageriamo, anche non perché esageriamo. Dopo, anche perché sennò rischia di coprire gli altri sapori, vero? Dai, sì, questo sì. Allora, a questo punto, queste lenticchie, dai, bisogna che le assaggio. Allora, okay. Io potrei mettere anche mezzo uovo, perché un uovo intero mi sembra un po' troppo. E l'uovo a cosa serve? A legare. Sempre a legare. Scusami, che poi... un ciotolino. Cosa ti serve, Paola? O un ciotolino piccolino, o anche un piccolo... Un ciotolino piccolino, anche un no, po' va più bene, grande, va bene, sennò... per sbattere l'uovo, anche un bicchiere. Ok. Lo prendo, qua. Sì, lo vai. Perfetto. Perfetto. Quello ti basta? Mi basta. Bene. Mi basta. Sai, ma questo è il bello della diretta, Di essere pronti o non essere pronti? A essere tutto. Pronti, essere a tutto. Sempre pronti a tutti. Sai, anche nella scuola di cucina? A tutti, a tutto. Sì. Nella scuola anche è sempre una sorpresa anche lì, perché comunque ho sempre da fare con persone. Senti, che ma sono... dato che si sta parlando di... tu insegni a stranieri, giusto? Sì, sì. Ecco, sì. Quali sono i piatti più amati e i piatti più richiesti che vogliono imparare a tutti i costi? Prova a indovinare. Provo a indovinare. Te lo potrei immaginare benissimo subito. L'Italia è conosciuta per cosa? Soprattutto. La pizza. La pizza e la pasta. Pasta. E la pasta. Certo. Pizza e pasta. Pizza e sono pasta. Le due cose che veramente loro sono impazziscono. E con me stanno una settimana. E fatto la settimana, dopo loro... Fatto sì? Cosa? Fatto una settimana, poi loro... Scusa, Com'è? Dobbiamo sempre assaggiare. E com'è questo assaggio? Diciamo che ci piace. Ci piace. Ci piace. Allora, ci piace. Paola. Metto ancora un pochino di patata. Stiamo attente anche ovviamente al tempo, che anche il tempo va seguito, no? Come la nostra ricettina. Sì. Mancano 9 minuti, quindi dobbiamo... Accelerare. Sì, perché il tempo... Oh, mamma mia, il tempo... Il tempo vola. Allora, il pane grattato, vola. Che lo metto un po' all'interno. Sì. Sempre per legare. Ok. Allora. Non andiamo a sforare. Dunque, olio. Olio. Via veloci. Ma sì, ora... Eh?
Andiamo veloci, vai, abbiamo parlato tanto, adesso ci chetiamo un pochino. Raccontami qualcosa te. E te sei molto brava. Ecco, grazie, grazie Paola, te è molto gentile. Per il molto brava ci stiamo ancora lavorando, eh? Sì. certo. No, dai, è una grande palestra, tempo, andiamo in onda tutti i giorni. Il tempo è un problema, veramente. Adesso bisogna che lo faccia veloce. Ok, intanto magari ci puoi elencare quelli che saranno i procedimenti. Allora, io ora vorrò fare, cerco di snellire la cosa andando direttamente qui. Ok. Perché sennò fa troppo tardi. Bene, no, lo presentiamo, stai tranquilla. Poi come sempre scatteremo la foto che sarà pubblicata sui nostri profili di RTV 38, su Play 38, dove ritroverete la foto della nostra ricetta, la foto della sottoscritta con Paola e poi anche tutti i procedimenti. E per i meno attenti vi ricordiamo che Tada come ogni giorno torna in replica la mattina seguente, di conseguenza in questo caso domattina, mercoledì mattina, tutta la puntata dalle 10.45, la cucina 12.30-13. Ecco, vedi brava come sei preparata. Sei bravissima, veramente bravissima. Ma sai, lo Paola, dici? Ormai... ormai ognuno ha il proprio mestiere, ormai... giusto? È questo, sì, dai, vero? Sì, è quello, è quello. Allora, qui sto preparando... Questo mi fa capire che tu sei team fornelli tradizionali, non piano a induzione, sì, vero? Sì, però quando anche viaggio, anche per gli Stati Uniti, così... C'hanno quelli, c'hanno sì, l'induzione loro. Molti hanno l'induzione, molti hanno l'induzione, quindi mi devo sempre adattare, mi devo sempre adattare. E questa è la cosa più difficile ma importante, adattamento, sì, no? Bisogna sempre adattarsi. Sì, allora cosa sto facendo adesso? Ma sicuramente hai sprigionato un profumo con queste arance. Allora qui sto facendo un purè. Con arancia, oh, dove poi metterò l'arancia. Del mascarpone. Davvero? Sì. Che bella idea. Allora, vediamo un po'. Sì. Invece del burro. Ah, guardate di qua cosa ha fatto, prima da una parte e poi dall'altra. Fare veloce, perché ora questo qui... Allora, diciamo... l'abbiamo detto che è una ricettina veloce, no? Allora questo, no, è veloce cuocere le lenticchie. Fare questo se non mi facevi parlare cioè sicuramente ero già pronta, perché poi il nostro problema dei cuochi è quello. Ma è anche bello, sono, no? Sempre i tempi, scoprirti, no? E sapere chi sei e con chi hanno a che fare da casa. Comunque senti, allora questo qui è un purè, mm-hmm, che ho fatto con zucco d'arancia invece di latte. Sì. E un pochino di noce moscata, okay. Poi non mi ricordo, ma penso di sì, che ci ho già messo il sale. Queste le sto cuocendo, adesso apro questo qua. Il cotechino. Perché il cotechino deve essere assolutamente tagliato. Questo ce lo mettiamo qua. Sto iniziando ad avere una fame, mi sta proprio venendo l'acquolina in bocca. Adesso non potete capire i profumi che ci sono oggi in questa cucina. A te sei anche molto slim. Slim. È fortuna. Ti posso garantire, allora, che è fortuna. Quello che volevo dire, adesso vediamo quello diete, che succede con queste lenticchie. Sono una buona forchetta, ecco, quindi. Ok, abbastanza bene, sta bene insieme. Poteva essere un pochino più bellino, perché una volta fatte queste polpettine, diciamo, di... Quindi bastano proprio qualche minuto, sì, prima da una parte e poi dall'altra. Comunque è già cotta, poi non voglio stracuocere la brunoise di carote che ho messo, certo, dentro, perché altrimenti non ha senso. Giusto, okay. Vogliamo il colore e poi appunto, lo bruciamo, appunto. Assolutamente. Dunque, no, a questo punto il mascarpone, mettiamo il mascarpone al posto del burro. Ok, metto qua. Le cuocio ancora un pochino. Ok, anche questo è proprio quanto basta. Sì, 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 per dargli un po' di cremosità. Bene, per la cremosità in questo caso. Vedi? Va bene, dai, ma siamo a un buon punto. Vabbè, sì, no, sì, ora taglio il cotechino. E possiamo presentare così la nostra ricettina della nostra Paola, che, lo ripetiamo, è con noi per la prima volta. Cerco di fare veloce, veloce, veloce.
Allora, non è semplicissimo essere per la prima volta in diretta con noi e parlare e presentare una ricetta a questa velocità. Ok, te mi giri questo intanto, grazie. Sì, certo. Fatto. Almeno guarda, faccio le cose anch'io. Io mi diverto sempre a dare una mano. No, ma infatti l'ho visto, so che la Sara ti aveva un po' distrutto una volta. Però succede. La nostra simpaticissima Sara Barbara. Siamo state anche insieme. Un po' siete anche vicino, no? Là. Sì. È arrivata state a Capolona. Anche insieme a, in America l'ho portata con me. Ah sì, eh? Sì. Allora, questo metto di qua, intanto. Ok, questo grazie. Si può spengere. Posso spendere tutto? Sì, ok? Sì. Vai. E poi magari ce lo racconterà la prossima volta quella che è stata la vostra esperienza americana. Una volta verremo insieme. Certo. Sì, perché certo. Si muore da ridere, veramente. Siamo due. Quando siamo insieme siamo due macchiette. Poi io sono quella più frenetica. Allora, questo naturalmente dovrebbe essere raffreddato un pochino. Ora in questo caso non abbiamo tempo, di conseguenza procediamo. Però raffreddato qua, in quanti minuti? È un pochino tiepido. Dagli una forma più adeguata. Benissimo. Adesso siamo pronti. Sì. Apro il cotechino. Il cotechino, il nostro altro protagonista della nostra ricettina di oggi, l'abbiamo detto. È cotechino, è un cotechino. Scusa Carlotta. Prego. È un cotechino precotto, eh? Precotto. Coop, anche questo, fior fiore. Certo. Ci siamo. Ok. Lo taglio, vado veloce. Voilà, tada. Tada. Ecco a voi anche il cotechino. Tada. Beh, questa è una ricettina sicuramente da riproporre, da fare in questo periodo, eh? Assolutamente sì. Un'idea per le vostre feste, per il Natale, per il Capodanno, per il 31. Non lo mangerò quando sarò. Non può mancare cotechino, lenticchie, il 31. Eccoci qua. Ok. Allora, l'idea mia, assolutamente, stasera di proposta, sì? Era un po' diversa da quella che vedrete adesso, però per una questione di tempi, che devo accelerare perché siamo veramente corti. Allora, facciamo una cosa, infatti, iniziamo ad impiattare perché ci siamo. Allora. Innanzitutto, complimenti Paola. Noi ti ringraziamo per essere grazie stata con a noi, voi, per averci fatto compagnia, per averci fatto scoprire questa ricettina davvero... come si può definire? Particolare, bella, sicuramente curiosa da rifare, l'abbiamo già detto. Quindi, allora, è davvero poi invitante, complimenti anche per l'aspetto visivo, l'occhio vuole sempre la sua parte. Normalmente ti qua. Dico, l'avrei... Mi manca una cosa, ma non ve la dico, tanto non se lo ce se la accorge. Dire, ma perché è già completa così e bellissima così? Aspetta. Ok. Si finisce. E finiamo. Paola, voilà. Quindi, grazie per essere stata con noi. E l'ultimo tocco. Fatto. Voilà. Ed è finito. Complimenti per tutto. Perdonate, buone feste, perdonate. A prestissimo. Grazie Carlotta, grazie a tutti per avermi ospitato. E a tutti i tadaisti all'ascolto, appuntamento domani 17:15 per un'altra puntata imperdibile. Adesso spazio alle informazioni con il nostro TG 38, il TG della Toscana. Ciao e buona serata a tutti. A domani. Ciao.